Bonsoir, bonsoir ragazzi. Ripartiamo dal nostro Yann Mamezzo, che è riuscito ad avere la meglio sui temibili nemici del laboratorio, che finora sono gli unici nemici che ogni tanto battiamo, perché poi da lì in poi è una tragedia annunciata. Allora. Ammazza, che rapidità. Bravo. Bravo bot, bravo bot, sta migliorando il bot. Dai, raga! Sì, per si combatte senza perdere un centimetro. Come la tizia del sushi. Hai preso una valigia nuova. Ok. Va bene, Ser. Beh, ma dobbiamo tankare fino a che non succede qualcosa. Cioè, tipo, vedi, Ago oggi ha fatto 1000 punti col metronomo, capito? Così, è un attimo che arriva la botta di culo. Certo, Ago già ce n'ha avuto un paio di botte di culo, eh. Nella sfiga delle run, perché come run alla fine gli dice male, un po' come dice male a me, però lui ci ha già avuto quelle due botte di culo che gli hanno dato 2000 punti di fatiche. E noi un po' manca quello, manca quello, manca quello, manca un Eevee con la Moonstone che diventa un Tyranitar. Feraligatr e Magmar in questo boschetto, a me coglioni. 27 di speed questo Yanma mezzo. Madonna, non lo vedono passare. Sì, infatti ho detto, boh, come fa a turno con Altaria andare in giro? E invece va in giro Altaria. Siamo noi che non andiamo in giro. Siamo noi che abbiamo il Pokémon che non batte gli spettro, secondo Pokémon spettro, con Perish Song, Metagross. Clefable. Sì, anche l'ho letti, però sono un po' fumose. Cioè, per ora quelle sono chiacchiere, poi voglio vedere alla pratica che vuol dire quello, perché bisogna capire di fatto quale sarà il cambiamento. Molto poco, raga, molto poco. Ma non diciamo che si è concentrato parecchio su Naruto. Vabbè, un po' su Dragon Ball anche, dai. Si è visto pure Dragon Ball. Cosmology? No, ma perché lui voleva parlare di coso, di Demigra. È solo che nella discussione con Manu Scammato per difendersi ha sacrificato Demigra praticamente, dicendo che i videogiochi sono tutti finzione e che quindi non scalano. E quindi Demigra, niente, Demigra è nel gioco, finita. RIP. RIP. Sacrificato il compagno. Qua l'abbiamo preso, sì. Dissidio interno, sì. Banette. Banette manco fa così schifo come Pokémon. Ah, ma ci siamo impallato il tracker. Ma noi siamo ingegneri. Impallato tutto? Ok. Abbiamo il tracker. Impara mossa all'otto. Swagger. Swagger, rischiamo di suicidarlo. Sì. Vediamo se c'è qualcosa di Banette. Se no, qua teniamo conto che potremmo prendere Banette.
Sì, sta già la Lega, sto chiamando. Altaria. Altaria è il terzo. Ok. Vabbè, lo teniamo in considerazione. Ma... Espeon, bello Espeon. Bello Espeon. Bello Espeon. Kirlia non ci interessa. Incredibile. Incredibile. Mai una volta! Mai una volta! Mai una volta che abbiamo un minimo di culo su questa cosa. Vabbè, direi di catturare prima gli altri boschetti a sto punto, così se il Pokémon che catturiamo c'ha la stone, teniamo questo come ultimo boschetto. Vediamo un attimo tutti i Pokémon che ci sono. Manca oggetto in altra città, ma se una volta che l'abbiamo preso è troppo tardi, perché per prenderlo dobbiamo battere almeno un allenatore, quindi poi abbiamo fatto esperienza e non possiamo più tornare indietro. Oh, bella Dail! Bella, benvenuto, grazie mille del Prime. Punto esclamativo Telegram durante la morte nera. Yanma. Bello, 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 divertente. Mi fa tutto cagare qua. Clefable è il meno peggio, che è tutto dire. Manca il quinto. Warrain è il quinto. Warrain è un Pokémon. Allora. Sì, fa. Allora, qui io volevo scoutare un attimo Espeon, ma mi sarebbe più raro. Allora abbiamo Altaria a sinistra. Qui abbiamo Espeon. E sopra abbiamo Warrain. Sotto ci sono Magmar e Feraligatr. Quindi quello all'otto dei due, in teoria. Ho un po' paura di scaldarlo al 6. Cioè al 6 ho paura che mi meno. No, e che fai? Cioè, allora c'hai solo velocità e special attack, che non sarebbe neanche male come cosa se avessimo delle mosse. Cioè l'unica mossa che abbiamo è Thunder. E Thunder fa KH. Quindi è un problema. E manca di che facciamo sketch, perché sketch rischiamo di essere morti. Cioè vediamo, poi scaldiamo qualcosa. Però primo che ce n'hanno giochiamo, l'altro non è niente. Sto a casa. Sì, oggi stavo allora, lì, intanto c'era facciamo una poca cosa. gente, venivo poca gente, poi ho visto che alla fine c'era nessuno. Guardiamo qua che mosse Stavano c'hanno tutti sti via, ho due. detto no, ho detto prima che mi ammalo. Poi sabato lo fanno giù, dico, fatemi via qualcosa, lasciamo. Domenica quando sarà, quello che è. Vabbè, insomma, domani aggiornato. Drizzol, Fraligatr con Drizzol è grosso. Fraligatr con Drizzol. Vabbè, buono, se riesco
problema qua è sempre non morirci mentre scaudiamo, cioè mentre catturiamo. Ah, certo, quasi prende sempre quello che trovi all'otto, sì, è Sì, però nel loro senso stanno a perdere. sono animali, L'unico problema. L'unico problema di prendere subito questo allotto è che se poi è lento facciamo fatica a prendere Warrain perché c'è meta grosso, però possiamo andare a prendere prima qualcun altro. A me tante volte mi hanno dato, Più veloce di me. sì, a me tante volte mi hanno dato, Me tante volte coglioni. sì, e manco mi hanno fatto arrivare appunto, Più no? veloce E di me. poi io ho portato animali che, no, non dico che sono eccezionali perché non lo sono, Al 6? Ma come è possibile? Cioè, come, che dire, statistiche però, c'è? cioè, se metti che dei 90 punti mi vogliono pure tanti. Però questi non capisco. Allora, sto Pokémon al 6 con una mossa mi ha inflitto 8 danni. È una mossa che fa 60. Super efficace, no? Difesa 11. No, no, i miei alle piumaggio le vanno di incazzo. 17, c'è pure uno speciale attacco accettabile. No, è vero, in teoria è male che c'ha più di 27 di speed a quel livello. Però in pratica. Quello sì, ma quello sì. Ah certo, vabbè, ma dobbiamo prendere quello che ci capita all'otto, raga. Purtroppo non è che ci abbiamo tanto da. Dai, cioè speriamo che se Ferraligator esce all'otto è quello con Drizzle, perché poi magari te esce all'otto quello senza Drizzle e tanto anche al Poi c'ho un altro dubbio, ma questo non per me, per chiunque, voglio cazzo. Ma dire, sì, per non forza, quel Magmar ha per forza per me. difese inesistenti, Poi c'è perché da un'altra qualche parte le stazze le sensazione, perdi, no? non è che ci va C'è bene le un'altra stazze ovunque. sensazione, un altro dubbio, che essendo a Napoli, no? I portatori di gabbie sono da giù, non lo so, boh. Me l'ha fatta una Veramente nuke. rimasta un altro Apro ne ha fatto un'altra problema migliorata. in quel Quindi giorno, adesso sto usando quella di in quel Apro. giorno. Io non gli ho detto niente di male, no? Gli ho detto solo senti. Se Che non lo so se c'è fa Apro. piacere, se Non so tiene se la gabbia e fa posso finta, te l'ho detto, se vuoi mi spreadare le sue coinvolgo, creazioni. non gli ho detto niente di male. Ma è inutile scaldarlo, tanto ragazzi, si prende all'otto comunque, cioè quello che capita si No, ma ci ha prende. voluto Non tempo stare qua a perché scaldare questo rischiando di qua l'ho ucciderci, visto mi sembra una subito. cazzata. Oddio, per esempio, per È che sbloccare parte un questo Dragon Breath, qui, siamo ecco morti, cioè. che. Ma ci sta, noi siamo pazienti, tanto abbiamo già fatto 64 run senza uscire da Brock, Perché non te lo abbiamo dico? tempo questa settimana. Sì, fa. A noi manca, no, adesso comincia a mancare la randa 1500 punti e la sculata su una fatica, roba così. Cioè perché non abbiamo preso nessuna carta sculata e non abbiamo fatto nessuna fatica sculata. Quindi comincia a mancare sia uno che l'altra cosa. Magari è Volt Absorb. Magari sì. Vabbè, ma non è un atteggiamento. Sì, incredibile, incredibile, Ago. Ago, cioè, ha fatto già due fatiche impossibili. Posso dire che non è un atteggiamento che non mi piace, se lo dico. Mentre c'è chi già ha avuto due o tre God Run, cioè, c'è Creepy che è praticamente, cioè, ogni Pokémon che trova è un Godmode, incredibile. Eccolo qua, niente Drizzle, vabbè. Ci accontentiamo. Bravo, Feraligatr, che Infatti entri quando ti sei così. andato a Evoli No, Morì, non è una carta, non è una carta. che volevi morire, quel giorno che ti volevi suicidare.
Magigator. Ma tu ricordi l'acqua che avevi? Magigator. Questo è Marco vero di l'acqua. Godman è Pokémon perfetto. God è Dio. Pokémon definitivo. Ah, Early Bird non è male. 37 di Special Art, 11 di Speed, come al solito. Però c'è Crabumber, raga. C'è Crabumber. Questo mi sa che tocca trastarlo perché abbiamo poca speed per anche per scoutare, difese non incredibili. Sì, a Covergia a Covergia Shedinja. Garbas, sì. Allora no, Warren non si può scoutare sicuramente perché da Warren c'è anche Metagross. Secondo me Altaria non è mai a livello, l'unico scoutabile è Espeon, però Espeon è molto raro. Sbagliamo Nash. Sì sì, no è vero, pure iniziato attacco, perché è fortissimo, perché ha pochissimo def. Pochissimo def. Dai, si trasta questo. Si trasta fino alla prossima scammata. Dato dalla nostra velocità infima. Che berri abbiamo? Adesso fa Austin Cat. Ma guarda, per me c'è qualcosa lì. Gliela diamo? Gliela diamo o la teniamo? Non mi pare una cosa possibile. No, cioè non è un minimo che vuol dire. Ma quello ha messo tutte riserve, cammino. È raro, dobbiamo investirci tante cose. Teniamo la confusione, dai, teniamo la confusione per dopo. Dai, teniamo per Brock. Via. Si va. Anorit. Mamma mia, Juve, che figura è bella. Torkoal. Condrizzo. Grazie, Torkoal. Peccato, raga, peccato con Drizzle qua, veramente sì, si volava. Vabbè, che dobbiamo fare? Il fato ci è stato avverso. Solo che poi alla fine sul 2-1 sì, fra, sì, sì, fra. Come sono scordato del girare, visto quando cambi, poi te dimentichi. Sono andato a vedere 7-6 ai gol, perché stava Fury Attack. Fury Attack è una mossa un po' de merda, però meglio di Cotton Spore. Sì, l'ho vista, l'ho vista. L'ho vista. Cioè, Fegna Gian ci ha dato. Ci ha dato soddisfazioni, eh. Brava Fegna. Cuore giallo rosso, Fegna Gian. Avete utilizzato anche lati negativi? Sì, pochi. Cioè, la cosa è che comunque Early Bird è un'abilità utile, questo è vero, però il lato negativo di Drizzle è veramente poco, cioè che un altro Pokémon abbia la mossa acqua, vabbè, sti cazzi, cioè, con cui noi siamo resistenti.
Noi però ce l'abbiamo sempre la mossa d'acqua, gli altri bisogna vedere. Tenta crudo. Tenta Allora, io ti ho crudo, beh, detto un comunque punto sia, di vista, da Gambammer. quel punto di vista, perché a te te nascono, a me me nascono questi garzoni, dove vanno? Non Farfetch, me nascono. Quello Crabomber, vale, ho due maschi, ogni tanto Nosebus, un brinato puro, Crabomber. e c'ho un po' più di femmine. Non sto fallendo mai Crabomber, questo mi preoccupa. Perché adesso è situazioni tranquille, non si fallisce. L'unica cosa che c'ho un brinato Sono di terrorizzato che alla prima situazione critica il Crabomber va per aria. femmine, forse una brinata, ci hanno perso su tutte e terze, tutte portatrici, Il culetto di Fredrigator quindi è non molto sono brinate, allenato. si capisce com'è. È molto allenato. Ho capito, ma pure Sì, quelle dobbiamo sono brinate. cercare. Cioè, dobbiamo sperare che impari mosse speciali. Vediamo un po'. Che gli faccio? Con le prime non è andata bene. C'è tempo, dai. A me già mi nascono prevalenza femmine perché io parto presto, secondo me è quello. Ma dopo mi faccio io, dopo a me non vengono perché se ne secca, cioè l'ova che porta loro. Come faccio? Cioè mi faccio. Sì, però tu ce l'hai sempre, è diverso, un po' che dicono prima. Ma no, però non mi dico che non ti faccio Ok. sentire meglio, capito? Non ti dico, cioè, poi. Perché mio padre Capito, a alleva me mi canarini, aggrappo raga. in diretta il pomeriggio. Leppaberri. Scusa, no, ma il pomeriggio arriva proprio a fiume. Andiamo al 100%. Sì, andiamo al 100% di hit con drizzo. Vabbè, non mi hanno rossato l'inizio. Peace Faremo in modo di coltivarla. Ho preso sto forno nuovo, che era quello che and love. Oh, c'avevo. come? Che 5,30? Dammi altro. Non è il caso, vero? Ok. Non è per il caso. No, passione, passione, passione. Ah, no, no. Quindi non è per il caso. E c'ha pure il giratore. Ti svegli nella metà dei turni, cioè se il sonno dura 2 o 3 No, turni ti sono tutti e svegli tre. dopo un turno. Se il sonno dura 4 o 5 turni ti svegli in 2 turni. No, non l'ho preso in cazzo perché la parte dove incassava il forno ci ho messo i piani e il forno l'ho messo da un'altra parte, anche per farlo. Va bene così. Spiego bene, raga. Pregate che non venga eccolo. Bravo, Luia. Che serve? Bravo, Luia, non rompere i coglioni. No, no, che cos'è? Ho pagato, non lo ricordo. Explode. Se c'è Pokémon forte. Cazzo. Sì? Mascherina. Secondo me consuma pure le pietre, Maschina di merda. Colei che ha ucciso Erporo Tauros. Che scam. Tantissima exp, sì. Sì. A exp stiamo messi bene. Non mi ricordo più il mio avversario del laboratorio. Questo è il problema di far ripartire la run il giorno dopo. Ma tanto c'è Crabomber. C'era un Clefable scaudabile, sì. E noi l'abbiamo lasciato lì. Lotad era il poi. Va bene, Da direi solo, quindi che. Poca esperienza. Va bene così, 19 è il livello giusto. Livello giusto per Brock. Punti! Punti, ragazzi!
E si betta per Brock. Si betta per Brock. Krabammer contro Brock, chi vince? Chi lo sa? Chi lo sa? Fiducia al coccodrillo. Coccodrillo uno di noi. Can't escape, tuono. Devo usare un repellente, incredibile. Incredibile, devo usare un repellente. Ora, un repellente buttato. Che avremo... Ricordatevi questo repellente in meno al Monteluna se passiamo un Brock. Sto pezzo di merda di Yanma con Thunder. Sì, il Brock che Poli avrebbe contro. Allora, gli mettiamo intanto Pershing Berry. Non è escluso la Leppa dopo, se rimane. Intesi. Non è escluso poi dargli la Leppa se usiamo la Confusion sicuro perché Krabammer. Spero che ne bastino 10. Ma... guarda, Trap, se tu mi dici perdi alla Lega, io lo firmo adesso. Andiamo a perdere alla Lega. Che vuol dire che ci siamo arrivati. Andiamo a perdere alla Lega. Via. Volbit. Critico super efficace la prima, ma guardate, regà, è veramente. Non lo so, proprio non riesco a capire cosa triggera l'ingresso in questa palestra. Appena entro in questa palestra è la fine del mondo. Fai un whip, quello è super efficace, ma quantomeno questo non ha crittato. Oh, appena entrato, cioè proprio evidente, metti e poi... Nuzleaf. Mossa, dammi una mossa speciale. Dragon Claw. Dragon Claw. Dragon Claw è una mossa. Una mossa Dragon Claw. Bella Dragon Claw. Bravo Magikator. Non ci facciamo scammare Magikator, mi raccomando. Cazzo, non gli ho fatto niente. Quanti danni mi ha fatto? 12. Ok. Pampi. Ok. Cadabra. Messo Drizzol. E siamo fuori, alleluia, alleluia, una run, cazzo, alleluia, alleluia. Finalmente non c'è stato lo scam. Ci ha provato quel pezzo di merda all'inizio, abbiamo usato la super pozza, va bene così. Va bene così. Oh, ok. Che liberazione, regà. 100 run che non uscivamo a Brock. Shockwave. Shockwave è quella che paralizza e basta. Dimmi di no.
Dimmi che è quella che fa un 60-65. Bella Shockwave 60, ok. Speriamo la possa imparare, raga. Speriamo la possa imparare. Allora. Va bene, ma collo sto scamo. Fa niente. Bella di... No, voglio i repellenti. Voglio i repellenti. Ma devo andare con 8.000 repellenti dentro a quella cazzo di Monteluna. Va bene così, raga. Va bene così. No. Non mi ricordo, abbiamo salvato, ma noi risalviamo, non si sa mai. Via, concentrati. Concentrati. Ok, allora, prima cosa. Allora, questa non è a contatto. Crabumber è a contatto. Twineedle non è a contatto. Dragonclaw è a contatto. Questa incredibile sequenza di eventi per cui le mosse speciali. Oh, giusto, tolgo la Berry. Le mosse speciali sono a contatto. Le mosse fisiche non sono a contatto. In memoria della litigata tra Ago e Delmo durante l'asta per i preferiti. Sì, vabbè, come al solito abbiamo il nostro piccolo problema della rapidità. Ma ce lo accolliamo, dai. Vai, Dragonclaw. C'è 100%. Relicant è grosso. Il gigante è lento. Ok. Slowbro. Twindle. Attacco diviso in speed HP. Ma in realtà avere poche HP è forte. Cioè, è vero che è un peccato che abbia. Più che altro poca speed. Cioè, se avessi arretrato volentieri una ventina di attacco, una ventina di speed, quello sì. Però gli HP così vanno bene. Questo avvelena a contatto. Ce lo ricordiamo. Vabbè, però. Cioè, nel senso, il 103 di special attack viene da qualche mancanza da altre parti, insomma. Quindi. In generale, avere gli HP bassi è forte. Poi sì, abbiamo anche le difese basse, che non è il massimo. Però secondo me, se avessimo speed alta, queste cose le accetteremmo. Hydro Cannon. Cioè, io traderei più volentieri attacco per speed che per HP. Regice lento.
Allora. Famoli, davvero, famoli ogni tanto questi punti. È incredibile, visto? È incredibile. Siamo riusciti a uscire da Brocca alla fine. Contro ogni aspettativa. A Machamp. Così mi ricordo che Machamp va bene se gli tiriamo il cutter. Quando ci sono proprio l'esorcismo. Early Bird, cioè, quindi, ok. Vabbè, questo... No, non c'è, non è da mangiare. Vabbè, dai, ci aggiorniamo dopo. Oh, comunque, al Fantacalcio Mortena c'è una bella sfiga, eh. Cioè, sto a fare un sacco di punti, sto a metà classifica. Giovi un culone incredibile. Riuscito a fallire al 95%. Attenzione. Non è così vero che c'ha difesa bassa. Non è così vero. Forse prima ho crittato. Te, Alfanta, te. Te. Proprio te. No, ma devo dire, abbiamo fatto bene esperienza. Sì, non è che perché adesso hai perso una partita allora non hai culo, cioè, sei primo al Fantacalcio con 50 punti in meno degli altri. Ok, si va. Allora. Save, mi piace questa idea del save. Vediamo scam. Ok. Per sicurezza tengo la mappetta aperta, quindi un attimo non... Non vi potrò dare troppo retta. Situs Berry, ottima. Dai, Situs Berry gliela diamo. Si sa mai. Qualsiasi cosa succeda. Allora, primo oggetto a percentuale. Non c'è. Che coglioni. Non c'è, va bene, quindi reset, contiamo i passi. Max potion, OP.
Barry Joyce, Everson, schiviamo la pazza. No, tanto non c'è manco qua l'oggetto, no? Perché se non c'è da una parte non lo trovi mai. Se ho ben capito come funziona sta storia. Ve li metto, tanto non mi ricordo. Bella Sir Drabula! Il trick. Eh sì, no, cioè, non si girano, non si girano. Se fai start e poi cammini. C'è sto Barry, un sacco di Barry. C'è sto Barry che fa? Wake up, no, non serve. No, va bene così. Taglio. Electrode è grosso. È lento però. Swablu. No, è il contrario, Pacottino. È il contrario. Guadagni di più dai Prime che dagli abbonamenti cash. Non tanto, cioè, relativamente. Widrio, che merda Widrio. Beh sì, la special attack vola, eh. Special attack vola. Abbiamo quel piccolo problema lì della speed, come al solito nostro. I nostri Pokémon, i nostri classici Pokémon. Ok, torniamo indietro. Tanto dobbiamo camminare. E cominciamo da qua, vai. Pilosuine. Lento, Pilosuine. Pure Vigorotto se lo merita il Carbamber. Pure Vigorotto è lento. Ma bisogna vedere, questi sono lenti o ci fanno tipo Mirror Coat, counter, queste mosse scam, quindi vanno giù di priori, non lo sapevo mai, però. Sì, Neri, ma lo sappiamo, ormai è così. Cioè, i nostri che escono da qua possono essere soltanto quelli con. Si è elevata la fatica, no? Aspetta, vabbè, mo finiamo di combattere contro Stizio, poi rileggo tutte le fatiche attuali. Slugma. Ma no, Crabamma non serve altro Slugma, dai. C'ha Trace, quindi possiamo toccarlo. Il Mimo. Vabbè, il Mimo Twinkle. Allora, sì, oddio, ho scritto male. Allora, le attuali fatiche. I tre pigliamosche, Brock un scontro, Brock. Evolve il Pokémon magari. Pikachu
Pista ciclabile, siamo lontani. Solrock, no. Evolvi un Pokémon, sconfiggi il terzo pigliamosche, cambia il Pokémon alla grotta Diglett, sconfiggi pigliamosche e sconfiggi Brock. No, perfetto, non ci abbiamo niente da fare. Beautyfly, miss. Growlite. Lo tocchiamo. Ok, Quillfish. Lo tocchiamo. C'è un tizio qua da battere. Sì. E non è una questione di scaldare l'abilità, è che se non ce l'ho super efficace sull'attacco, c'ho pure da non ammazzarli. Barry Juice quanto dava? 20. Forse è meglio dargli Barry Juice. Meglio Barry Juice di... Cioè Citrus Berry fa 30, no? Piloswine già l'abbiamo incontrato. Venomoth. Poi. Ci prendiamo dei danni. Ci prendiamo dei danni. Forse i danni non li voglio prendere, quindi provo a fare il counter. Critico, non sapremo mai se sarebbe bastato. Lui è intimidito, quindi possiamo fare tutte le mosse che vogliamo perché. Grosso Bronclaw. Qua. Sì, è un buon attacco, sì, però cioè sono mosse da un po' poco. Quella è la cosa. Ho missato, raga. Ho missato il carter, incredibile. Vaffanculo. Oricon. Vedi? Oricon c'ha difesa. Ok. Allora, bag. Quanti ne mancano? Quanti ne mancano al clear? Ne mancano 3. Ne mancano 3 al clear. Allora, forse è meglio fare potion rispetto a Citrus Berry. Però potremmo fare entrambi. Cioè, potremmo fare. Ci gli diamo la Citrus Berry per sicurezza. Perché se uno ci tira un attacco devastante, certo, potion mi rimenano. Certo, ovviamente. Però. Sì, purtroppo sì. Purtroppo sì, Matt. Io farei così. Gli diamo comunque la Citrus. Questo l'abbiamo battuto, no? Sì. Mo vado da questo che c'è i Pokémon scarsi. Lava. Ok,
Poco speed. Poco speed è un po' pericoloso, però Aquilava. Però posso aspettare un po' con più scarso di Aquilava in realtà, secondo me. No, però poi si attiva la cosa, no. Potion. Light screen. Special moves, ok. E là gli si fanno le mosse fisiche. A posto. Ok. Drizzle. Schitti di merda, dai. C'è lei. Babacci. Bello Barba, c'ha 21. E di Dragon Claw. Siamo più veloci di Barbacci. Incredibile. E manca soltanto l'allenatore dentro qua. Forse gliela levo la Citrus Berry. Sì. Cioè, in caso usiamo cura, ma occhio ribelle, che cazzo, cioè non ce n'ho, c'ho 44, ce n'ho ancora. Cezzi. Machamp, che avevamo visto che non lo ammazzavamo, quindi Grabumber miss. Ciao, Water Absorb. Incredibile, incredibile, incredibile. Devo usare Citrus Berry. Che palle, raga. Che palle. Perché la soda è più forte? Perché secondo voi ho usato Citrus invece di soda? Perché secondo voi ho usato Citrus invece di soda? Che domanda del cazzo è perché ho usato Citrus invece di soda? Perché soda cura il doppio di Citrus e sto contro uno Spinarak di merda? Perché secondo voi? Non c'è la fatica, non c'è la fatica. Devo battere sto Spinarak di merda e uscire da qua. Questa è l'unica cosa che deve succedere. Dai, veramente, che scam. Madonna, che scam. Water Absorb su Machamp che mi fa Brick Break. Eravamo più veloci. Non lo possiamo sapere. 21 è poco. 21 è troppo poco.
Ma buttata una cura a caso, due cure a caso, per due cure per water absorb. Bello. Tutto molto bello. Allora, no, no, meglio non rischiare. No, sì, è che palle, raga, che palle. Water absorb su Machamp che fa brick break. No, 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 stazze completamente rirandomizzate. Ho 40 repellenti, raga. Ah, sì, dici, potevo andare peggio, potevo morire. Certo, sempre, se può sempre andare peggio. Questo è vero. Questo è vero. Che palle, di nuovo devo andare avanti così. Vabbè, ma certo che se critta la superpower che fa 20 danni muoio. Devo arrivare a 3000 adesso. Vediamo quanti ce ne abbiamo. Ancora altri 30. Voglia. Vabbè, finché abbiamo i repellenti si fa. Devono uscire qua. Quelli al 40, non dico quelli, ah, quelli al 10, guarda, me ne vado per quelli al 10, però quelli al 40, dai. Non è che possiamo di nuovo non prendere gli item al 40. Cioè, già ci ha scammato la run di Mac sta cosa. Possibile che fai 4 volte al 40% e non li prendi mai. Ammazza però. L'ho fatti tutti. Mo' appena finisce sta agonia. Clicchiamo sui punti. Comunque non siamo altissimi di livello, eh. Livello 31. Col full clear non è tanto. Abbiamo preso Pokémon di merda qua dentro. Abbiamo perso parecchia esperienza. Cioè, di solito uscivo al 32 quando. E non ero overlivellato prima. Forse Brock è stato più umano del solito e non ci ha dato tanta esperienza. Ci siamo quasi a 4500. Non ci posso credere. Qua l'ho trovato. Oh! Qua l'ho trovato! Sì, è vero, a sto giro Brock non ha avuto leggendarie. Sta cosa è incredibile. Ma mo' la trovo. Sarà buggato. Questi ancora no, però. Va bene così. Allora, quelli al 40 sono 1, 2 e quello alla fine 3. Sì. Ma vabbè, sì. Evidentemente non sparo di ora. Manculato. Prova un culamme, hai visto? Visto? Visto un culamme?
Due scoop lens, belle, unti di mushroom. Direi un buon motivo per rimanere qui un'ora. Nest ball, bello, ultra ball pure abbiamo trovato prima. No. Premier ball, bello. Master ball, no, TM38. Va bene. Allora, qua c'è un altro oggetto. Punti! Dov'è? Monteluna. Al massimo Monteluna. Monteluna ha negato Nodif. Insomma, Nodif è il cazzo. Fino all'ultimo Pokémon che ci ha fatto usare due cure. Sta andando tutto molto bene. Invece no. Invece no. E va bene. Si va a fare a pizze col signorino. Ci mettiamo una berry. Direi la berry della confusione. Sì, è un Pokémon strano, un Pokémon strano. Ci piacciono così. Sonic Boom, 20 danni secchi. Ok, lento. Però ho fatto un sacco male. Minchia! Vabbè, sti cazzi, raga. Dai, moriamo così. Che cazzo. Possibile, oh. Punti! Ho capito. Non posso usare Max Potion perché mi lascia un punto vita a Staryu, dai. Manco ho usato Grabhammer per evitare di fallire. Via Barry. Salviamo. Eh sì, purtroppo escono soltanto i Pokémon lenti dai nostri. Questo è il momento giusto per provare. Questo aveva fatto Magic Coat. Vabbè, però sono molto bassi i livelli, sti affari. Possiamo anche vedere a contatto in realtà. Così vediamo un po' che roba c'hanno questi a contatto. Vedi, avere punti vita bassi serve anche per queste cose. Cioè, tutti i danni in percentuale ti fanno molto poco. E le cure sono molto forti. Quello rosico a usare, cioè Soda Potion qui, Soda Pop, per sto Pokémon è come Max Potion. Cioè, dover usare una Soda Pop perché Machamp fa Volta Absorb, sì, Water Absorb e poi c'è Spinarak davanti a noi. Mi rode un po' il culo. Questo aveva Poison Point, questo lo sappiamo già che ci scamma, quindi non c'è bisogno di testarlo ulteriormente. Con Brick Break Stab, sì. Sì, esatto, la limonata è da Lega, è vero. È vero. Guardate se devo bestemmiare. Ok. Sì, quelli sì, però sono molto di meno. Cioè, Sonic Boom e Ira di Drago sono due mosse che poi andando avanti, cioè, fanno male, però non ti scam. Cioè, veleno, bruciatura, Sandstorm Hail, Wrap, Five Spin, insomma, dicendo che ho stronzatine.
Finalmente sono uscito dal tunnel, sì. Sono uscito dal tunnel. Il divertimento. Growlithe, mi ricordo se l'avevamo testato Growlithe. Critical Hit. Non sapremo mai se in realtà bastava Dragon Claw serve Gran Bomber. L'ho vista, scusa, così, l'ho vista. Oh, prima o poi succederà pure a noi di sculare una fatica, dai. Ci diamo tempo. Ci diamo tempo per sculare una fatica. Quali sono le fatiche? Sono quasi tutte pre-Brock. Adesso l'unica fatica che possiamo fare è quella della pista ciclabile, se ci arriviamo. Un sacco di info sul contatto sui Pokémon perché le due mosse più forti che abbiamo tutte due a contatto. Ora stacco oggi alle 8:30 massimo. Anzi, spero che sia quasi pronto a mangiare. Glare, paralizzato. Tentacrudo. Mega calcio. Paralizzato. Hydrocannon. Ci ho fatto Hydrocannon. Non molto efficace. Finito. Mamma mia, meno male. Danni di Hydrocannon non molto efficace. Ha crittato? Ha crittato. Allora ha crittato c'ha senso perché vabbè. Potrebbero pure evitarlo comunque di crittare. Noi proprio siamo così tristi se una volta non crittano. Deoxys, ma per coglioni. Lento Deoxys. Sì, vabbè, oddio, peccato relativo, raga, perché alla fine stiamo andando avanti con due mosse fisiche su quattro, quindi cioè, comunque sia quel 104 d'attacco ci ha fatto arrivare fino qua. Certo, sarebbe stato meglio fare una via di mezzo special attack, speed attack, quello sì. Mi sarei accollato volentieri una ventina, una trentina in più di speed, una trentina in meno di special attack, di attack. Però ci accontentiamo, dai. Buonasera, buonasera, chiunque lei sia. Simone. Siamo usciti da Brock. Si va a fare i puntoni, si va a fare i puntoni. È il momento, Missed. Piglia, Missed. Vabbè, vaffanculo, Dragon Claw. Sono uguale.
Vabbè, prima o poi vedo cavura a voi, non scappate. Anzi, guarda, ti dico che perché non avete tempo, perché non avete tempo, perché c'è un'idea malsana per la Viltré, ma vabbè. Abbiamo fatto, ok. Grande qualcuno, e dopo io stamattina almeno diamo qualcosa dopo la seconda città, bravo, diglielo, diglielo, diglielo. Veramente imbarazzante, Livio, imbarazzante, Livio. Ha avuto una run sculata, adesso per le prossime 100 non conclude un cazzo. Eccolo l'altro scammerino, hai visto? Cubone l'altro scammerino. Vedi, vedi. Si trovano gli scammini, si trovano. Appena gliene dai l'opportunità. Sì, è vero, Bliss era più lento di me. È vero che stava 15 livelli sotto, però sì, molto lento Bliss. Pericoloso, che vuol dire che se ti tira la mina ci manda al bar. Early Bird, ti svegli prima quando sei addormentato. Indietro, io torno indietro pure con 4 punti vita, regà, non mi frega niente, non uscivamo da brocca 100 run, non voglio rischiare un cazzo. Già mi rode il culo che abbiamo perso 3 oggetti al Monte Luna, perché comunque sia, facendo 3 reset ci può stare, che lo becchi alla fine il 10%. Sì, hai visto, hai visto, hai visto. Sì, l'ho notata anch'io, l'ho notata anch'io. Non ho detto niente, ma ho notato anch'io il metronomo in Two Magic Cliff. Pezzi di merda. Extra sense. Forte un bronco extra sense. Vorrei pure io. Oggetti di merda in questo percorso. Sì, manca la master e poi l'abbiamo trovate tutte. Facciamo la collezione. Beh, posso dire che se fossi nel mondo dei Pokémon, una cosa che farei sicuramente è la collezione delle bolle. Cioè, tutte le immagini in cameretta, tutte le bolle diverse. Bello. Bello. Lo farei quasi anche dal vivo. Il bombo. Grotta Diglett. Boh. Questa non è una scelta banale. Grotta Diglett sì, Grotta Diglett no. Non è una scelta banale. Eh sì, no, per la Master Ball, no, infatti la Master Ball magari. Vabbè, tutte tranne la Master Ball. Ok. Allora, salviamo. Volbit di merda. Volbit di merda. Questo ci ha fatto un sacco di male l'altra volta.
Sì, Dimitri, siamo giunti che è una stronzata. Vabbè. Allora, dal punto di vista, secondo me, proprio dello scaling non regge. Ma quello mi interessa poco, perché secondo me non regge dal punto di vista del senso. Allora, aspettate che. E non esce secondo me, sono troppi punti quelli del metronomo, però vabbè. Ma l'avevo già detto prima, ma tanto poi cambieranno comunque le cose. Items. No, ma in realtà tra l'altro ho usato, cioè, a parte una cosa, ma quello su cui discuteva è che secondo lui lo suo Yami infinito crea infiniti universi. Questa va in breve. Allora, vedere. Silver powder. Dai. La Lumberry non è male. Altra Primer Ball. Censo di merda. Linune. Linune. No, 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 no. Bide, abbi pazienza, abbi pazienza. Abbiamo parecchia roba da vendere qua. Spout mi è sempre piaciuto. Allora, via, 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 via. Mamma mia, quanta monnezza, raga. Ok. Sì, vabbè, Blood, ma va bene così, dai. Allora, mettiamo a posto la bag, per quanto ci sia poco da mettere a posto in realtà, eh. E questo abbiamo. Purtroppo. Che ci abbiamo? Abbiamo qualche bacca, quantomeno. Ok. A questo punto, no, si va qua a prendere gli oggetti.
Un'altra ultra bolla perché ce ne avevamo poche. HP up. Sidorsberry. Allora, HP up si potrebbe quasi valutare. Vogliamo fare HP up, raga? Vogliamo fare HP up? No, posso, posso. Ok. Questo punto. Andiamo qua. Ma vogliamo davvero scavare in grotta? Rischiamo di morire. Cioè possiamo morire dallo scout in grotta. Oh cazzo, 30 crudo. No, no, certo, deve essere a 40. Però sì, no, raga, ma c'è un Pokémon che prendi alla grotta. Dove devo andare? Cioè, se il Pokémon è forte, probabilmente ci muriamo. Difesa della fine del mondo c'ha questo. Ho delle ultra. Eh sì, ma che facciamo? Prendiamo al buio un Pokémon, Raven. Cioè tu entri, vedi un Pokémon, lo catturi. Cioè, secondo me, al 90% è una merda se lo fai con Kindra, Snorlax, cioè poi andando giù diventa una merda sempre. Cioè, voi pensate di trovare un Pokémon più forte di. No, 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 no. Extra senso. Si sveglia prima. Quelli sono punti se troviamo una stone, raga. Purtroppo la stone non l'abbiamo ancora trovata. No stone forasto per ora. Bella. LOL. Missare con la ultra ball è grave.
Guard War. Doppio team. Comunque regge Guard War. Ok. Ok, raga, decidiamo. Diamo un occhio. Diamo un occhio. Quanti punti sono Goga con col Pokémon del Monte Luna della grotta Diglett? $3.50. Allora, vediamo che ball abbiamo. Vabbè, raga, la verità è che tanto dobbiamo vedere un Pokémon. Lo guardiamo. Se non ci piace il Pokémon, comunque gli diamo la bolla, lo liberiamo e ce ne andiamo. Non può andare male, a meno che la Ultra Ball non fallisce. Però dai, beh. Lo trovo a 44. Non ce l'ho a Master Ball, no. Cioè, non ho capito, raga. Che vuol dire lo devo trovare a... Ah, ok, ho capito. Ok, questo è un rischio effettivamente. Questo è un rischio effettivamente. Forse è meglio entrarci al 43. Ah, 47 è possibile trovarlo. C'è la bassissima possibilità. Ok. Ok. Vabbè, raga, secondo me... Adesso sono d'accordo sul fatto che questo Pokémon può fare dei punti, ma non ne può fare troppi. E siamo molto indietro. Quindi... io ci provo. Se va male, pazienza. Divisa al 44, perfetto. La merda. E andiamo avanti, e andiamo avanti, e andiamo avanti. Evolve? Vogliamo puntare sull'evoluzione? Allora, Sceptile, Meganium, Crobat, Blossom, Mach, Weezing, Cacturn, Shiftry, Gradly. La maggior parte fanno cagare, ce ne sono alcuni buoni. L'altro problema è che non possiamo mai fare la fatica. No, 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 non mi piace. Non mi piace. No, non ho una caramella, no. Ah, vabbè, lo storiamo per il... No, 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 ci abbiamo già quell'altro, no? Ci abbiamo già il lo schiavo. Mi pare ci abbiamo già lo schiavo, no?
L'ho catturato subito perché, regà, io ho 66 di def, 72 di special def. Se mi tiro una botta un Pokémon 4 livelli sopra, siamo morti. No, non si fa così, non si gioca così. Non è che dopo se perdo vado a vedere, che vado a vedere, no. I ragionamenti si fanno a priori, non a posteriori. Supera lei. Che dramma, eh? Che dramma. Ha fatto solo 1200 punti, non ne ha fatti 1500. Mi piace sti trombe, ce la tirano spesso. Sì, tra l'altro, ci ha detto male, eh. Ci ha detto male che non l'abbiamo ammazzato, però. Grumble. Un allenatore incazzatissimo comunque questo, eh. Che puntiamo? Puntiamo, guarda che non lo sai mai, non lo sai mai, non lo sai mai dove arrivi. Cioè, può essere che al prossimo allenatore moriamo, ma può essere che vai avanti fino a Giovanni. Cioè, io con Gardevoir con speed 20 al 50 ci sono arrivato fino da Blaine. E non aveva manco la cover per Scedingia. Ho battuto 3 Scedingia picchiandoli di scontro. Non lo sai mai, non lo sai mai. Il matto. Anche perché c'è, cioè, è vero che questo Pokémon è la perfezione, ma regà, un Pokémon a caso, cioè proprio un Pokémon qualsiasi a caso, è molto probabile che sia peggio di questo, eh. Cioè, io capisco l'ebbrezza del non conosciuto, però, cioè, la vostra idea è prendere un Pokémon completamente a caso al posto di questo. Basterebbe Agility, sì. Andiamo Agility e via. O Sword Dance. Sunny Day. Ci vuole counterare qualcosa? Non ce lo siamo fatti counterare noi. Siamo furbi noi. Quel coso verde di prima. Ipnosi. Ma noi abbiamo Early Bird. Early Bird. Early Bird. Early Bird. Early Bird. Easy. Easy Magicator. Magicator. Sì, 1500 dubito. Però magari qualche punticino lo facciamo. Sto Kangaskhan è incazzato, eh? Special Def ce l'ho là. È lento però, eh? No, no, non è vero, ma anche è lento, è più veloce di noi.
Simpaticov è un miracolo, forse sì. Forse sì. Forse no. Ma è tanto è un miracolo anche se lo batte quell'altro. Mi siamo sempre contro Grappler. Oh, oh, che cazzo, finalmente. Devo guardare. Ma... aspetta, devo al potere. Crocodile. Prima mischio, prima nave. Forse direi prima misti. Questo abbiamo battuto, questo abbiamo battuto, qua abbiamo battuto tutti. E mi porti la salsa barbecue per favore? Io direi prima misti perché dobbiamo affrontare meno Pokémon. E attualmente ovviamente il problema è che ogni Pokémon può essere più veloce di noi. Però prima vado di qua, eh. Ah, non ci posso andare perché devo battere misti per fare taglio. No, non ci posso andare là. Misti senza dare oggetti. Vediamo, vediamo. Ma si intendono anche i repellenti? Vediamo con la confusione per ora. Poi... se stiamo bassi di vita gli diamo la berry. La chiudiamo. Certo, la bacca conta. Se si attiva sì. Se non si attiva non conta. Se si attiva sì. Troppo tardi, troppo tardi. Prima si fanno le domande e poi si betta. Se no è troppo tardi. Insegnamento di vita. Prima si leggono i contratti e poi si firma. Namo. Feraligator. Feraligator. Beh, Dragonclaw. Execute. The needle, Ice Beam. Certo. Niente scam del Freeze. Incredibile. Incredibile. Una goccia per volta. Poi nel momento in cui serve, no? Se si mettono, non vabbè. Ok. Prego, misti. Sindaco,
No, sono 18 a Dragon Claw e Air Cutter. Sono 18 a Dragon Claw e Air Cutter. C'è un Dragon Claw, no, ma è soltanto per la cosa a contatto, eh. Però non so se lo ammazzo con Air Cutter. Ok. Shackle, questo al 32. Minchia, grosso questo. Eccolo avvelenato. Eccolo avvelenato. L'ultimo è Ralts. Senza oggetti, signori. Senza mani, signori. Senza mani. Senza mani, signori. Nonostante l'avvelenamento al primo colpo. Che ci ha dato? Charge, bella merda. Com'è il giro del centro Pokémon così? Punti! Punti, e questa è anche una mia cosa lì, non fatica, insomma, quella lì. Allora, prendiamo Yamma mezzo. Leviamo la bacca. Poi diamo a Yamma mezzo. Ah no, non ce l'ho ancora. Ma niente, Yamma mezzo deve rimanere qua. Yamma mezzo, mi dispiace. Ti vengo a riprendere dopo. Mi sono dimenticato. È nella nave, sì, è nella nave, nella nave. Ok, salviamo. Vai, nave e poi si stacca. Sperando di farlo in fretta, sta nave. Non capisci? Perché siamo ancora vivi, dici? Succede. Ogni tanto. Ma non duriamo tanto, eh. Non duriamo tanto, questa nostra velocità sarà la nostra condanna a morte. Bet, prego, bettate, io però non vi aspetto, raga, ve lo dico. Ok, allora. Bag. Berry, open. Gli diamo intanto quella confusione. Poi, se si abbassa di vita, gli diamo l'altra. Allora, prima cosa da fare, rivale. Aspetta un attimo il rivale. Sì, abbiamo fatto misti prima. Sidot. Warrain, prima volta lo vediamo. Mortacci tua, Vaporeon. Punti. Allora. Ok.
Adesso si va a prendere gli oggetti. Nulla cosmico. Una potion. Eh sì, questi danno pochi punti. Allora, adesso dove sono gli oggetti? C'è una Pokéball qua. Etere. Poi c'è qua, due allenatori non ci interessa. Qui allenatore Pokéball. Vai. Tizio scarso? No, da un po' nemmeno col cazzo, tizio scarso. Ok. Nidorina. La Nidorina non, cioè scarsa ma non scarsissima. Quindi andrei così. Amulet Coin, un'altra cosa inutile. Qui gli oggetti abbiamo presi tutti, poi ci torniamo per gli allenatori in caso. Poi, piano terra niente, qui ci sono altri due oggetti. Sono uno e la quarta. 1, 2, 3, 4. Ok. Machop. Tentacol proverei così. Sì. Zinco, ci torniamo subito da te. Prima andiamo qui. Perché qua sono due gli allenatori da battere per fare. Prendere un oggetto. Oh, che palle. Ok. Mortacci, le botte. Non l'ho ammazzato. Cazzo. Ok. Ah, era un minuto d'attacco, ok. Ci sta. Allora. Di roba interessante, poi... Allora, guarda, ti dico. Zinco glielo diamo. Ok, uno in più. Cioè, abbiamo una pozione da poter dare. Abbiamo una pozione da poter dare. E... facciamo così. Zangus per un Pokémon incazzato. No, gli ho dato quella della confusione. Zangus è un Pokémon incazzato. Speriamo non facciamo osse. E spaccio. Vabbè, mi fa poco. No, cazzo, questo mi ha fatto malissimo. Attacca prima lui. Ha fatto 21 danni per missile. Che palle. Vabbè, dai, facciamo la cura grossa e andiamo in fondo. Cerchiamo di fare il full clear a questo punto. Per forza. Ok, Cherryberry, che faceva Cherryberry?
pigliavo questa. Ok. Special def alta, Zambuzzo, sì. Allora. A questo punto, tanto, allora, questo piano ha finito gli allenatori, quindi possiamo andare a fare gli allenatori qua sopra. Sono quelli più lontani. Signor Kim. Ok. Cacnea. Ok. Quest'altro allenatore? Sì. Yam a mezzo. Slip powder. Cazzo. Dai, svegliati. Dai, che c'è coso. No. Oh, cioè, incredibile. Ho cambiato la bacca. Cioè, ho ottenuto la bacca della confusione per 80 fight. Nessuno mi ha mai confuso. Tolgo la bacca per mettere quella della paralisi. Perché paralizzato è peggio. E mi fa la confusione che mi aumenta l'attacco. Ma che incredibile cosa. Che incredibile cosa. Bah. È andata così, raga. Abbiamo fatto il massimo, abbiamo fatto il massimo che potevamo fare. Ok, ce la fa. La bacca, no, capito? La bacca è stata proprio umiliante. Cioè, nel senso, abbiamo tenuto la bacca della confusione tutto sto tempo. Ci arriva la bacca della paralisi. Cioè, vabbè, paralisi è peggio. Perché poi rimane per tutto quanto la nave. Quindi cambiamo, lui non solo fa confusion, fa prima slip, vabbè, ma fa la confusion che ci raddoppia l'attacco e ci facciamo il 70% della vita da soli. Grande. E sì, perché devo andare via. Devo andare via 10 minuti, quindi stabilizziamo un attimo, magari se riusciamo a uscire dal lab così ci salviamo qua fuori. E ma di nuovo sui gun. Regà, abbiamo trovato 4 sui gun in questi 66 try, 65 try. 4 sui gun in 65 try. Ma è incredibile, incredibile. 4 sui gun. Sto per mettere pressione a Suicune. Ti ricordo che il mio Pokémon non è spettro. Vabbè, facciamo finta che è spettro. Se ci credi, secondo me non ti uccide. Ho pozione, sì. Temo non sarà la cosa decisiva, ecco, diciamo così. Chinesi, va bene. Baffati, no. Chinesi, baffati Beldum. Figo dei chinesi, ho finito i cosi. Shadow Punch, oddio, Sentom. Uccidilo! No, mi ha crittato! No, mi ha crittato.
Certo, potevamo baffarci con Silver. Eh? Non moriva? Non lo so. Se allora, pure secondo me dovevamo rollare alto o crittare per ucciderlo. Però, voglio dire, magari sì. L'alternativa era sperare in tipo un 4-5 colpi di cosa, di insomma, dei colpetti. Però boh, il fatto è che sono così certo non sarebbe morto col roll alto. Secondo me lo chiamiamo anche questo, Spettra, questo lo chiamiamo. Ce la vuoi riuscire con Spettro? No, 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 che cazzo è Sweet Shit? Ah, Skull Bash per attacca in due turni. Fury Attack. È comunque meglio Skull Bash, raga. Preghiamo. Bless Kick. Un punto vita. Bam! Gli abbiamo fatto il cazzo. Perfetto. Tutto a posto. E tra 10 minuti. Bang! Giù nel canestro. Gengar, sì, sarebbe bello. Hitmonlee. Goldin, nostro nemico di una vita. Vabbè, c'era Azorlif, magari Body Slam, insomma. Siamo fuori dal tunnel, bravi, bravi tutti. Iniziamo fuori e finiamo fuori, punti, punti, quasi a 2000, dai. Con molta fatica. No. Ok, ripartiamo da qua domani. Salviamo. Regà, bella. Ci vediamo tra una mezz'oretta su dal Cerbero per Lupus. E poi più tardi su Anime Night. Vi mando. Da chi vi mando? C'è il vichingo che mi ha ridato l'altra volta. Gli ridiamo il favore. Dovrei aver scritto bene. Anime Night. Sì, Anime Night verso 11:30 mezzanotte stasera. Sì, ho anche sketch, raga, però c'è un Pokémon con 7 di Special Def. Bye bye.